Buonasera a tutti, aspettiamo qualche minuto che entrino anche gli altri. Allora, buonasera a tutti e bentrovati a questo quinto webinar della Fondazione De Gasperi. È il quinto appuntamento che si va ad installare in un history box portato avanti in questa fase emergenziale dalla Fondazione, e i primi tre sono stati incentrati sul rapporto di amicizia fra De Gasperi, Adenauer e Schumann, e gli altri tre, di cui il primo c'è stato il 27 di aprile, vedranno e vedono come tema fondamentale quello dell'Assemblea Costituente e della Costituzione. Ne parliamo insieme al professor Lorenzo Ettorre, docente di scuola superiore e soprattutto curatore della mostra L'Italia è, portata avanti dalla Fondazione De Gasperi. Una mostra che fino all'inizio di questa pandemia ha girato per l'Italia, quindi tra Milano, Lodi, Gorizia, Roma e Napoli, e proprio per andare all'origine di questa carta costituzionale e sviscerare anche in maniera importante anche i temi che hanno anticipato la stesura di questa carta costituzionale. Proprio per questo, nello scorso appuntamento del 27 di aprile, abbiamo trattato il tema delle macerie istituzionali, quindi il percorso che ha anteceduto i rapporti dell'Assemblea Costituente. Oggi invece affronteremo il tema del personalismo, quindi come riuscirono i nostri padri costituenti a superare con il dialogo e talvolta magari anche con lo scontro tutte quelle differenze di vedute che comunque hanno portato ad una sintesi che è l'odierna Carta Costituzionale. Io a questo punto lascerei la parola al professor Lorenzo Ettorre, ricordando che alla fine del suo intervento si potranno fare delle domande al professore, si potrà fare sia nella chat sia nel Q&A, dove poter appunto esporre la propria opinione. Lascio la parola al professore e lo ringrazio per l'attenzione. Grazie a te Francesco, ben trovati di nuovo. Mando un abbraccio virtuale a tutti. Bene, oggi, come ci diceva Francesco, entriamo nel vivo del dibattito nell'Assemblea Costituente e lo facciamo davvero nel vivo, perché andremo ad affrontare il tema principale. Se noi dovessimo enucleare qual è stato il tema principale sul quale si è costruita tutta la nostra Costituzione, tutta l'architettura costituzionale, beh, questo sicuramente è stato il tema della persona, il personalismo. Permettetemi soltanto due considerazioni iniziali, propedeutiche, che sono necessarie in questa fase. La prima, vorrei leggervi due discorsi, non interi, ci mancherebbe altro, ma due porzioni, uno di De Gasperi e l'altro di De Nicola, fondamentali a mio giudizio per capire il nuovo clima politico, ma direi prima ancora che politico-culturale, che si è andato costituendo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, e in particolare dopo le elezioni del 2 giugno, quelle che non solo hanno decretato, come sapete, la vittoria della Repubblica al referendum istituzionale, ma hanno permesso l'elezione dei rappresentanti in Assemblea Costituente. Ecco, proprio salutando l'Assemblea Costituente, De Gasperi, allora Presidente del Consiglio dei Ministri, sarà come dire, l'uomo sul quale ruoterà un po' tutta la vicenda politica e istituzionale del paese. Salutando l'Assemblea Costituente nel giugno del 1946, disse queste parole: "Si compie così legalmente e pacificamente il più grande rivolgimento della storia politica moderna d'Italia." De Gasperi era un uomo non solo saggio, ma pesava benissimo le parole, non ne avrebbe mai usata una in più né una in meno. Qui dice una cosa straordinaria e molto molto netta: il più grande rivolgimento della storia politica moderna d'Italia, non tra i più grandi, il più grande.
Quale popolo può richiamarsi a simile esempio di verace democrazia? Altrove furono il terrore, i massacri, la guerra civile. Sentite cosa dice. Operano nella Repubblica Italiana le tendenze universalistiche del cristianesimo, quelle umanitarie di Giuseppe Mazzini, quelle di solidarietà del lavoro propugnate dalle organizzazioni operaie. Vi ricordate quando abbiamo parlato l'altra volta della categoria del nemico e abbiamo detto che il nemico incarnava tutti i mali possibili e immaginabili? L'unico rapporto che poteva instaurarsi col nemico era l'eliminazione del nemico stesso, un'eliminazione anche fisica, perché se avesse vinto il nemico sarebbe stato il male per tutti. Ecco, c'era questo tipo di rapporto con l'altro. L'altro è portatore di male sempre e comunque, è una minaccia da abbattere sempre e comunque. Qui De Gasperi sta dicendo una cosa non solo diversa, ma direi radicalmente opposta. C'è la tendenza ad unire, la tendenza ad avvolgere, la tendenza a coinvolgere tutte le parti attive della nazione, anche le più diverse. Dice appunto, operano nella Repubblica Italiana le tendenze universalistiche del cristianesimo. Quelle umanitarie di Giuseppe Mazzini si richiama a un filone che è il filone risorgimentale, democratico risorgimentale. Quelle di solidarietà del lavoro propugnate dalle organizzazioni operaie. Il Partito Socialista e il Partito Comunista ebbero da soli quasi il 40% dei voti, anzi il 40% dei voti in Assemblea Costituente, rappresentavano quasi la metà dell'Assemblea. Questa democrazia, continua De Gasperi, sarebbe chiamata ad un'utilissima funzione nella ricostruzione internazionale. Ecco, quello che si sta costruendo in quel momento non ha un riverbero solo per il nostro paese, ma anche per il consesso internazionale. Abbiamo visto nelle prime tre lezioni, lo ha richiamato Francesco prima, quanto importante sia stato il ruolo di De Gasperi nella costruzione dell'Unione Europea, di quella che oggi è l'Unione Europea. Come non sentire che colpirci in questo momento nella nostra vitalità nazionale significa anche indebolire la missione internazionale che la storia e la natura ci hanno affidato? Ecco un altro termine sul quale vi invito a riflettere, il termine missione. Torno a dire, De Gasperi non era uno che usava parole a caso. Il termine missione, si ha la percezione di avere una missione storica. Questo è un onere e un onore che non tutti gli uomini hanno e non tutti gli uomini percepiscono. L'altro discorso che vorrei leggervi è quello di Enrico De Nicola. Enrico De Nicola era un uomo già anziano al momento dell'Assemblea Costituente, fu capo provvisorio dello Stato, era un uomo dell'Italia prefascista. E disse una cosa molto simile a quella che abbiamo appena visto di De Gasperi. Per l'Italia inizia un nuovo periodo storico di decisiva importanza. All'opera immane di ricostruzione politica e sociale dovranno concorrere con spirito di disciplina e abnegazione tutte le energie vive della nazione, non esclusi coloro i quali si siano purificati da fatali errori e da antiche colpe. Anche qui c'è la tendenza ad unire, addirittura a coinvolgere coloro che si erano in qualche modo macchiati di rapporti col fascismo, cosa che era assolutamente frequente e direi anche inevitabile, visto che il fascismo aveva governato il paese per più di 20 anni. Dobbiamo avere la coscienza dell'unica forza di cui disponiamo, della nostra infrangibile unione. Con essa potremmo superare le gigantesche difficoltà che sergono dinanzi a noi. Senza di essa precipiteremo nell'abisso per non risollevarci mai più. Ecco l'altra grande parola, la parola unione. Missione De Gasperi, unione De Nicola. Sono termini che dobbiamo tenere a mente, proprio per capire quello che andremo a fare a breve. L'altra considerazione iniziale riguarda il tipo di Costituzione che i nostri padri costituenti vollero in qualche modo realizzare. Perché? Perché, senza adesso entrare nei dettagli, anche perché insomma
abbiamo sempre detto, non abbiamo nessuna pretesa di esaustività, anche sono cose molto complesse e richiederebbero tanto tempo, ma sono due le grandi idee, come dire, di Costituzione che avevano in mente i padri costituenti, che rappresentavano due gruppi politici diversissimi al loro interno. Da un lato c'erano i gruppi liberali, laici e liberali, che si richiamavano al prefascismo, che si richiamavano allo Statuto Albertino, e che idea avevano di Costituzione costoro? Avevano in mente di sostanzialmente tornare a un nuovo Statuto Albertino, aggiornato magari, ma un nuovo Statuto Albertino, cioè una Costituzione normativa e leggera. Cosa vuol dire una Costituzione normativa e leggera? Una Costituzione che si limitasse a dettare i principali diritti civili e politici dei cittadini e le norme generali del funzionamento dello Stato, rimandando poi tutto al legislatore ordinario. Invece vi era un altro gruppo molto più consistente, maggioritario e per questo anche vincente, rappresentato dai partiti di massa. I tre principali erano chiaramente la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e il Partito Socialista, che erano, nemmeno a dirlo, partiti straordinariamente diversi al loro interno, sotto tutti i punti di vista, avevano concezioni dell'uomo e quindi della società e quindi della politica radicalmente diversi, ma su questo punto erano sostanzialmente concordi, almeno nella linea di fondo principale. Cioè loro volevano che la Costituzione fosse una Costituzione programmatica, cioè che non si limitasse ad esprimere soltanto delle norme generali di funzionamento dello Stato, ma che dettasse dei programmi, cioè dettasse delle aspirazioni morali, degli orizzonti ideali da costruire nel presente e nel futuro, a cui i legislatori avrebbero poi dovuto guardare. Furono di fatto questi i 12 articoli principali, i primi 12 articoli della Costituzione, che in qualche modo raccontano di questo anelito ideale. Bene, questo è necessario, tenetelo a mente entrambe. Tenete a mente entrambe queste cose. Bene, allora entriamo nel vivo della vicenda, il personalismo. Per capire questa tematica dobbiamo parlare velocemente della concezione della persona che si aveva nel regime fascista. Che tipo di concezione della persona aveva il regime fascista? L'individuo, chi ha fatto filosofia, un po' di filosofia, questo lo sa benissimo, l'individuo aveva valore solo nella misura in cui era in qualche modo sciolto, permettetemi questo termine, un po' prosaico ma sicuramente efficace, sciolto nella comunità dello Stato. Ecco, l'individuo aveva valore solo nella misura in cui in qualche modo si scioglieva nella totalità dello Stato. C'è tutta l'idea dello Stato etico gentiliano in questa visione, che era una visione totalitaria evidentemente. Ecco, i nostri padri costituenti hanno in mente di rovesciare completamente questo assioma. Non è l'individuo che deve essere in funzione dello Stato, ma è lo Stato che deve essere in funzione dell'individuo, il quale è titolare di diritti che vengono prima dello Stato, lo vedremo poi dopo. Ma i nostri padri costituenti, in particolare coloro che in qualche modo si richiamavano alla matrice cattolica, andarono oltre. Perché? Perché si aveva l'idea, la percezione, che la persona non avesse valore in sé solo come singolo, perché questo di fatto lo aveva riconosciuto anche tutto il pensiero laico e liberale ottocentesco. D'altronde le costituzioni ottriate, cioè calate dall'alto, come era appunto lo Statuto Albertino, diritti alla singola persona li riconosceva. Ecco, invece vanno oltre e dicono che non si può riconoscere il diritto al singolo se non si riconoscono anche i diritti ai corpi intermedi, a partire dalla famiglia, cioè a quelle aggregazioni, a quelle comunità nelle quali, disse Dossetti, la persona si integra e si espande.
Cioè la persona si integra e si espande, è bellissimo, a partire dalle appartenenze che vive. E appartenenze che sono in qualche modo foriere di identità. E, bene, vedete, abbiamo proiettato una sorta di chat. Che cos'è questa chat? Proviamo appunto a entrare nel vivo del dibattito in assemblea costituente. E abbiamo fatto un lavoro insomma, abbastanza complesso. E abbiamo scandagliato e rivisto i verbali delle sedute e qui abbiamo riportato le battute principali che sono state pronunciate dai nostri padri costituenti e che poi hanno portato, in particolare noi vedremo, all'articolo 2 della Costituzione, che è quello nel quale forse più di tutti emerge il concetto di persona. Vedete anche ci sono dei colori diversi, questi colori rappresentano le appartenenze politiche diverse dei rappresentanti che vado qui a citare. C'è il blu che rappresenta la Democrazia Cristiana, c'è il rosso che rappresenta il Partito Comunista, il verde che rappresenta l'area laica e liberale, è un pulviscolo di uomini, partitini, a volte molto diversi tra loro, però capite per ragioni di spazio anche li abbiamo messi insieme. E questo rosso un po' più sfumato è invece il Partito Socialista. Bene, la Pira inizia fondamentalmente questo dibattito intervenendo la Pira. Chi era la Pira? La Pira era espressione della Democrazia Cristiana, dei giovani della Democrazia Cristiana, coloro che un po' provocatoriamente erano stati definiti i dottorini legati alla Cattolica di Milano. La Pira disse, andò addirittura oltre il concetto di corpi intermedi e disse: i diritti della persona devono discendere dalla radice spirituale dell'uomo, cioè al suo essere trascendente e non soggetto al tempo. Se questo non viene riconosciuto, questi diritti si mutano nel tempo. Cioè la Pira dice, noi dobbiamo necessariamente ancorare i diritti della persona a qualcosa che non sia nella storia, cioè a Dio, alla sua radice spirituale. Perché altrimenti se li ancorassimo a qualcosa che è legato alla storia, passa come passano tutte le cose della storia. Allora dobbiamo, come dire, trovargli un'ancora che sia fuori dal tempo e fuori dallo spazio. Gli risponde Marchesi. Concetto Marchesi. Concetto Marchesi era uno dei più importanti rappresentanti dell'area culturale del Partito Comunista di allora, era un grande latinista, un uomo che si interessò molto anche della scuola e un uomo che Togliatti, segretario del Partito Comunista, ascoltava con piacere. Marchesi risponde, beh, non è vero che quella spirituale e religiosa sia l'unica radice dei diritti dell'uomo, perché così si dimenticano tutti i traguardi raggiunti dal pensiero moderno. Qui apre un altro file Marchesi e dice, se noi consideriamo solo la radice spirituale dell'uomo come radice dei diritti dell'uomo, dimentichiamo tutto un filone laico che era partito sostanzialmente dall'umanesimo e dal Rinascimento e che era passato prima per la rivoluzione scientifica, poi per l'illuminismo, poi per il liberalismo ed è arrivato fino a noi. E Marchesi aveva in mente soprattutto la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino dell'89 francese. La Pira non cede, la Pira addirittura dirà dopo, noi dobbiamo inserire Dio nella Costituzione, cioè dobbiamo fare in modo che ci sia qualcosa, torno a dire, fuori dal tempo e dallo spazio che permetta a questa Costituzione di poggiare su qualcosa di più solido. Interviene allora Togliatti. Togliatti, segretario del Partito Comunista, un uomo molto importante sotto vari punti di vista, controverso per alcuni, sicuramente il personaggio che, tra le altre cose, ha permesso a una massa consistente di uomini e donne che erano legate al Partito Comunista di accettare in qualche modo la democrazia. Ebbene, Togliatti dice, beh, il testo di La Pira è un eccesso di ideologia che può dividere la nazione. Non è necessario inserire Dio nella Costituzione. È un eccesso di ideologia
che può dividere la nazione. Vedete che anche Togliatti ha, da questo punto di vista, il desiderio di trovare un'intesa, di trovare un'unione, cioè di abbandonare in qualche modo le punte più acerbe che dal punto di vista ideologico avrebbero potuto creare dei fossati, creare delle divisioni. Mi risponde Dossetti. Dossetti era il punto di riferimento dell'area dei cosiddetti professorini ed era colui che lo stesso Lapira guardava in qualche modo. E Dossetti risponde, la proposta, dobbiamo ammettere, la proposta di Lapira può essere difettosa. È simpatico qui perché del tutto verosimilmente Lapira, prima di aver fatto quel discorso, si era consultato con Dossetti, evidentemente, proprio per i motivi che vi ho appena detto, però qui Dossetti ammette che può essere difettosa, ma è necessario, ribadisce, dare un orientamento ideologico alla Costituzione, cioè ritorna il carattere programmatico di cui vi ho appena parlato. La precedenza della persona sullo Stato e la sua integrazione in un pluralismo sociale sono fatti riconosciuti anche nel pensiero laico moderno. Ecco che Dossetti di nuovo tende una mano a Togliatti e in generale al Partito Comunista, su un tema che evidentemente al Partito Comunista era a cuore. Vedete, c'è un tentativo, discreto, ma sempre presente, visibile, di tendersi la mano, senza dimenticare gli scontri. Scontri che, torno a dire, a volte furono molto forti, ma questo tentativo di tendere la mano c'è sempre. Vi dico solo, Togliatti e Dossetti addirittura, possiamo dire, divennero amici, insomma, si incontrarono anche dopo i lavori dell'Assemblea Costituente, si parlavano, spesso parlavano anche di cose relative alla religione. Dossetti era un uomo, con uno spirito battagliero e con uno spirito anche di apostolato. Togliatti risponde: lo Stato ad un certo momento dovrebbe scomparire. Cioè, anche nell'ideologia comunista, chi ha letto un po' di Marx lo sa, Marx stesso aveva parlato di una scomparsa dello Stato, in modo un po' vago, poco definito, insomma, però sostanzialmente aveva teorizzato la scomparsa dello Stato. Mentre sarebbe assurdo si pensasse che debba scomparire la persona umana. Un regime politico, economico e sociale è tanto più progredito quanto più garantisce lo sviluppo della personalità umana. E si trova un primo accordo. A un certo punto interviene Basso, Lelio Basso, esponente dell'area socialista. Basso tira fuori una questione dirompente, direi esplosiva, e che chiamava in causa non soltanto il Partito Comunista, ma non soltanto il Partito Socialista, ma anche il Partito Comunista. Basso dice: non pensa che i diritti della persona vengano prima dello Stato. Cioè, ribalta completamente la questione sulla quale c'era stato un accordo. I socialcomunisti temono di aprire la strada all'individualismo borghese, sacrificando il principio collettivista. Cioè, qui Basso tira fuori una questione che per un comunista degli anni 40 e 50, qualunque sia stato il ruolo che aveva, era una questione decisiva, importantissima. Cioè il principio collettivista, perché anche i comunisti e i socialisti in fondo tenevano a questo principio collettivista, guardavano addirittura all'Unione Sovietica, cioè ad uno Stato totalitario, come ad un modello da seguire. Ad Avenir Baffone Stalin era una delle battute principali che circolavano in Italia intorno agli anni 40 e per i primi anni 50. Per cui qui Basso sta dicendo una cosa straordinaria, cioè dice: noi rischiamo di sacrificare il principio collettivista aprendo le porte all'individualismo borghese. Per un comunista in particolare, ripeto, degli anni 40, pensate, vi racconto questo fatto. Il Partito Comunista in questo periodo si sentiva in diritto e in dovere di intervenire direttamente nella vita, non solo pubblica, ma anche privata dei propri militanti, addirittura scegliendo
quale dovesse essere la moglie o il marito di un militante. E spesso i militanti lasciavano fare, anche in un clima di libertà, qual era quello dell'Italia della fine degli anni 40. Perché il partito entrava così, noi oggi definiremmo questa situazione quantomeno a gamba tesa, in una vicenda che è privata, che è intima. Perché se un compagno avesse scelto una moglie che era una borghese di provenienza e quindi pensava, come dire, ad aspetti legati al particolare e non alla collettività, appunto, all'obiettivo ultimo, avrebbe depotenziato la forza d'urto rivoluzionaria di quel compagno. E quindi sarebbe stato un dramma per tutti. Ecco perché il partito doveva in qualche modo capire e decidere chi poteva essere il compagno di vita più adeguato. Proprio per questo, perché si temeva l'individualismo borghese come il male dei mali. D'altronde l'accusa principale che veniva rivolta a un militante nel momento in cui lo si accusava o nel momento in cui si autoaccusava era proprio quella di aver anteposto interessi particolari agli interessi della collettività. Ci sono alcuni testi molto belli legati alle scuole di formazione del Partito Comunista, quella che c'era alle Frattocchie a Roma, per esempio, cioè vicino Roma, dove appunto molti militanti addirittura si autodenunciavano. E il cardine di questa autodenuncia, il fulcro, era proprio l'essere un individualista. Quindi era una questione dirimente, fondamentale, che stava a cuore ai comunisti e ai socialisti. Interviene a questo punto Calamandrei, un grandissimo personaggio, ma in questa fase possiamo un po' dire che è stato lo sconfitto della Costituzione, della Costituente, perché fu colui che si è battuto più di tutti per fare in modo che si realizzasse una Costituzione normativa e non programmatica. Infatti Calamandrei dice: sono contrario, la Costituzione deve essere normativa e non programmatica, è un'illusione pensare, un'illusione, a una Costituzione che abbia una prospettiva ideologica, bisogna limitarsi alle norme e non ai desideri. Ecco, Calamandrei esprime bene, benissimo direi, il concetto di Costituzione normativa. Questo mette insieme i grandi partiti, i quali si rendono conto che devono trovare una quadra. E la quadra la troveranno proprio con l'articolo 2 della Costituzione, che inizialmente doveva essere in realtà il primo, poi c'è stata una risistemazione chiaramente, ma questo cambia nulla per l'economia del nostro discorso. E l'articolo 2 non è l'unico, ci mancherebbe, ma è quello nel quale il concetto di persona emerge con più prepotenza. Io lo rileggerei adesso alla luce di quello che ci siamo detti, un po' perché credo sia più chiaro e quindi riusciamo a capirlo meglio, un po' perché vi invito a rileggerli, se non tutti chiaramente, ma almeno i primi 12 articoli, gli articoli principali della Costituzione, perché più che prosa è poesia. Il linguaggio della Costituzione è insomma, ci sono stati anche qui molti studi, Tullio De Mauro, per dirne soltanto uno, forse il più noto, ha studiato il linguaggio della Costituzione e si è reso conto di come la Costituzione, da un lato, è il testo giuridico fondamentale, la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, e dall'altro però la Costituzione non ha nulla del linguaggio angusto, difficile, a volte anche un po' teorico dei testi giuridici e contorto dei testi giuridici, perché la Costituzione la si riesce a leggere in un modo chiaro, è complessa e semplice. E l'articolo 2 dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. E già questo è un come dire, una bomba atomica rispetto a tutto quello che gli italiani avevano vissuto poco tempo prima. La Repubblica, cioè lo Stato, può solo riconoscere, il termine riconoscere non è casuale evidentemente, può solo riconoscere e quindi garantire quei diritti, cioè non li crea, ma li può solo riconoscere come un fatto antecedente allo Stato. L'individuo, nel momento stesso in cui viene al mondo, anche prima, è titolare di certi diritti inalienabili e inviolabili. Nessuno glieli può togliere, nessuno li può violare.
tanto che la Repubblica, cioè lo Stato, può al massimo riconoscere questi diritti e quindi impegnarsi a garantirli. Torno a dire perché sono inviolabili. Ma quali diritti? O meglio, quali diritti della persona, quale uomo? Sia come singolo, e questo è chiaro, in questo singolo c'è tutto il cammino, ripeto, del mondo liberale che si era espresso a partire dalla Rivoluzione francese durante tutto il XIX secolo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Questa secondo me è poesia pura. Nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, cioè in tutti quei corpi intermedi, i famosi anelli della catena di cui parlava Tocqueville nella Democrazia in America, tutti quei corpi intermedi nei quali si svolge la personalità di un individuo. Cioè un uomo non riconosce chi è e quindi che cosa vuole, che cosa desidera, che cosa gli interessa, che cosa gli piace, che cosa non gli piace, da solo, chiuso nel suo individualismo, nella sua campana, ma lo riconosce incontrandosi e a volte scontrandosi con le comunità, con le appartenenze, a partire dalle appartenenze più immediate, nelle quali la sua personalità si svolge, svolge è un termine bellissimo, cioè si invera, potremmo dire, si realizza, si compie, si struttura, si determina. E richiede la Repubblica l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. E qui c'è tutto l'influsso delle forze, del movimento operaio, social comuniste, che pure dettero appunto un contributo essenziale e andarono a finire nella nostra Costituzione. Quindi voi vedete che in questo articolo 2 sono presenti sostanzialmente da un lato il concetto di individuo così come lo si intendeva, lo si cominciò ad intendere a partire dall'Ottocento, l'individuo borghese, il singolo. La concezione dei corpi intermedi, che fu il grande contributo del mondo cattolico a partire dalla dottrina cattolica e a partire da Maritain soprattutto e del suo umanesimo integrale e appunto le forze sociali e generalmente social comuniste che dettero un grande contributo, come abbiamo detto. Bene, l'articolo 2 va letto insieme all'articolo 1 e agli articoli 3. Ma questo lo vedremo la prossima volta quando appunto faremo l'articolo 1 e poi vedremo un po' l'architettura unitaria. Grazie mille dell'attenzione. Allora, grazie al professore per l'esaustiva lezione. Abbiamo una domanda di Filippo che chiede quanto fu importante per l'avvio dei lavori dell'Assemblea la partenza di Umberto II per il Portogallo. Beh, direi che fu molto, molto importante. È impressionante, ottima domanda, perché in questo periodo, in qualche modo, proprio per quello che era successo nella Seconda Guerra Mondiale e nell'immediato dopoguerra, cioè proprio perché quelle macerie non erano teorie, non erano concetti astratti, si girava per strada e si vedevano macerie vere, reali. Ognuno, in qualche modo, indipendentemente dalla provenienza politica, religiosa, ideologica, dette il suo contributo. Questo è un grande, infatti fu ciò che in qualche modo rese unico questo momento della storia d'Italia. Tra coloro che dettero il proprio contributo ci fu sicuramente Umberto II, che accettò sostanzialmente, non lo accettò nella forma, ma lo accettò di fatto, l'esito del referendum e partì. Perché abbiamo parlato l'altra volta delle guerre civili, della guerra civile. Torno a dire, non ho potuto approfondire tanto, sarebbero da fare dei corsi su tutto questo, come giustamente vengono fatti. Ma nella guerra civile tra il 43 e il 45 ci furono tante guerre civili all'interno, non ce ne fu una sola. Una, per esempio, fu tra chi voleva la Repubblica e chi voleva la monarchia. Per cui dette un contributo, direi importante. Allora, la seconda domanda che ci pone invece Claudio
Claudio dice che le parole lavoro e persona hanno rappresentato il focus su cui si è incentrato il dibattito costituzionale. E al tempo attuale la domanda che Claudio ci pone è quella di se si può individuare una parola al giorno d'oggi su cui poter riedificare un'intesa sociopolitica dopo il coronavirus in Italia. Ottima domanda, bellissime queste domande. Intanto, assolutamente vero, lavoro, infatti lo affronteremo la prossima volta, e persona, sono stati un po' i due cardini della nostra Costituzione. E se mi doveste, se mi si chiede una parola, io direi sussidiarietà. Non ne trovo altre. Questa rivalutazione delle forze vive che esistono nella nostra nazione ed esistono per motivi che sono i più diversi e che chiaramente ognuno può immaginare e che dobbiamo fare in modo di far emergere, dobbiamo lasciargli spazio, dobbiamo lasciargli l'anelito per potersi strutturare. E che poi è un principio che la nostra Costituzione di fatto garantisce, non solo perché lo dice espressamente, ma perché proprio i lavori in Assemblea Costituente sono stati strutturati sulla base di questo principio. Solo che questo principio, credo, ha un presupposto, e il presupposto è l'incontro con l'altro, cioè che tipo di rapporto si instaura con l'altro. Chi è l'altro per me? Questa è la grande domanda che permette la sussidiarietà. E su questo io lascio adesso la domanda, perché la riprenderò alla fine del terzo webinar questo aspetto, però teniamola aperta. Chi è l'altro per me? Perché senza di questo, e senza capire se l'altro può essere un'occasione diversissimo, ma può essere un'occasione, un'opportunità per me, anche parlare di sussidiarietà diventa astratto, cioè diventa sostituire le regioni allo Stato, ma voglio dire, questo non è che cambia granché. Abbiamo invece Giovanni, studente di giurisprudenza, che ci chiede, a proposito del personalismo, lui dice che il suo professore di diritto costituzionale ha affermato che uno dei compiti del costituzionalista è quello di battersi per tutelare i diritti fondamentali della persona. E quindi, nella consapevolezza del loro necessario bilanciamento, la domanda che ci fa Giovanni è qual è il compito dello storico e quindi anche del professor Lorenzo e Torre su questo argomento? Intanto ringraziamo Giovanni che... Anche questa è un'ottima domanda. Il compito dello storico è fare storia, cioè non lasciarsi prendere dalla memoria, che è l'altra grande compagna di viaggio della storia. Cosa vuol dire fare storia? Intanto accettare che quei fatti sono morti e quindi in qualche modo poterli studiare scientificamente, cosa che la memoria invece non fa o non permette. E così facendo cercare di capire, cioè fare cultura, che poi è il grande, straordinario compito di tutto il sapere umanistico, cioè svelare l'uomo a se stesso, perché solo quel dialogo e quel rapporto con l'altro, solo nella dimensione culturale può avvenire davvero. Non avviene nella dimensione politica, lì è la caduta, diventa un dialogo anche politico, ma nasce da un presupposto che è culturale. Non a caso dialogo, compromesso, oggi sono termini che indicano qualcosa di negativo, come dire spartizione di potere sostanzialmente, o lottizzazione. Perché? Perché si è dimenticato proprio questo presupposto, cioè che non nasce dalla politica, ma nasce dalla cultura, cioè dalla concezione di sé e degli altri. Solo lì si può trovare un rapporto, un dialogo, un incontro. E allora a cosa serve la storia? E torno a dire, tutto il sapere umanistico, a questo, a permettere questo dialogo. Tanto è vero che, perché? Perché permette di conoscersi e di conoscere, e quindi permette il dialogo. Tanto è vero che chi è che ebbe la meglio in Assemblea Costituente? Non chi gridò più forte, o chi trovò strategie straordinarie, ma i membri, o
le comunità politiche che avevano un bagaglio culturale forte. E uno tra questi era proprio la comunità dei professorini della Cattolica, appunto, che erano minoritari in seno alla Democrazia Cristiana, perché erano, molto, molto pochi anche dal punto di vista numerico, eppure in Costituente ebbero un ruolo centrale. Proprio per questo, stessa cosa avvenne per le altre appartenenze. Allora, ci scusiamo, ma non possiamo rispondere a tutte le domande che veramente ci state scrivendo in tantissimi e continuano ad arrivare, tra l'altro, ma diamo appuntamento a questo punto al terzo webinar del professor Lorenzo Ettore, che si terrà il 5 maggio, sempre alle ore 17 fino alle 17.40. Ricordando comunque che le domande che ci avete posto quest'oggi, a cui purtroppo non abbiamo potuto dare risposte per una questione di tempo, potranno essere evase dal momento in cui abbiamo una mail di riferimento, che è appunto info@fondazionedegasperi.org, e su cui poter prendere anche informazioni sulla mostra L'Italia è, e inoltre appunto questo terzo incontro del 5 maggio alle 17. Io ringrazio tutti i partecipanti a questo incontro, ringrazio il professor Lorenzo Ettore per la disponibilità e per tutto, e do appuntamento al 5 maggio. Grazie ancora e buona serata a tutti. Un caro saluto.